Ciao a tutti amici amici di Endo Channel, di nuovo su RimWorld. Nello scorso episodio ci eravamo salutati dopo aver migliorato un pochino la nostra base, adesso abbiamo anche una stazione che può produrre carburante e grazie a questo vorrei iniziare ad esplorare la mappa. Avevo un tempo una stazione radar che mi segnalava le zone interessanti, adesso non la vedo più per qualche strano motivo, ma mi ricordo che avevo in qualche modo questa informazione che qui ci fossero delle risorse preziose e vorrei mandare un paio dei miei uomini a controllare. Però allora, se vado un attimo sul mondo, quanto ci si mette in termini di distanza da qui a qui? 13,5 giorni. Quindi serve assolutamente usare gli escape pod, perché una carovana per 13,5 giorni non è assolutamente fattibile. Però qui dentro ci sta poca roba. Vorrei provare a piazzare. No, devo costruire, ragazzi, altri pod launcher. Ne facciamo altri due, altri tre. Facciamo così. E una coppia. Questo 80 è uno. Vabbè, adesso non abbiamo ancora i pod launcher. Quindi questo non si può fare. Però il mio obiettivo sarebbe quello di spostare. Quindi due colonist con la quantità necessaria per poter ricostruire altre stazioni di lancio, chiaramente, e andare in esplorazione e vedere che cosa c'è di ricco da quelle parti, sperando che funzioni, altrimenti ricarichiamo. E nel frattempo io avevo questo Long Mineral Range Scanner, esattamente questo, lo scanner che volevo e che per qualche strano motivo, secondo me, ho cancellato, ho disattivato. Comunque adesso lo riattiviamo, visto che ci possiamo muovere nella mappa. Assolutamente. Ah, un'altra cosa che volevo vedere, wow, abbiamo finito qui di estrarre argento? No, in realtà no. Ok. No, sono davvero curioso. Quindi per costruire un pod launcher serve 80 di acciaio e 3 componenti. Quindi mi serviranno 8, 16, 24, 240 acciaio e 9 componenti da portare con me, semplicemente per il pod launcher. E poi mi servirà. Quanti tile sono? Scusate, questi. Tre, quattro, cinque, sei, sette. Sarà una sessantina. No. Ma che cazzo dico? 30, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27. Ok, torniamo sul mondo. Massima distanza 30 tiles. Quindi fuel level 70. Stesso discorso qui, 30 tile, quindi 68, 30 tile, quindi 68. E questo significa che 6, 12, 18, 8, 16, 24. Mi serviranno, facciamo 210 unità di carburante da portarmi dietro per poter tornare a casa sano e salvo con i miei esploratori. Va bene, ci si può pensare. Iniziamo a costruire anche i launcher. Questo vuol dire che dobbiamo essere pronti per questa spedizione e non so chi portare dei miei, onestamente. Probabilmente prenderò Maker e Vitos, perché sono i miei uomini migliori e perché Maker e Vitos hanno dato origine alla colonia. E cioè, sì, so che li rischio, se giocassi con la morte permanente direi no mai, ma visto che non gioco con la morte permanente, ci proviamo, poi se va male vedremo. Stomp, dove sei? Diamo stomp l'ordine di fare altro becchime perché le galline sono senza cibo. E qui dobbiamo eliminare però i chunk metallici, ragazzi. Questo lo volevo come spazzatura per la pietra, in modo che poi le pietre venissero tagliate più velocemente. Vabbè. Can fuel abbiamo 126, ce ne serve ancora 200. Acciaio abbiamo detto. Rifacciamo il conto perché mi sono già dimenticato. Quindi 81 più 83, quindi in totale 164 per ogni launcher.
160 e 4 diventa tra i 24, 80 e 12. Ok? Ho tutto quello che mi serve. In questo caso sto facendo tutti questi calcoli perché devo essere, insomma, sicuro di poter tornare. Se dall'altra parte le cose fanno schifo. Insomma, ricostruire il launcher e tornare a casa. Meglio ancora, se trovo veramente, che so, una miniera di d'oro e me la posso minare tutta e poi torno indietro, devo avere la possibilità di farlo rapidamente. Quindi, ragazzi, prendiamoci. Ok, siamo pronti. Ragazzi, abbiamo le batterie che iniziano a rompere un po' le palle, sapete? Temo che prima o poi dovrò iniziare ad utilizzare anche questi meravigliosi generatori. Your long range mineral scanner has found a lump of precious resources nearby. Fa vedere dove? Così sono ancora più vicine, ragazzi, però. Cioè, queste ci si può arrivare a piedi, secondo me. In 7 giorni, ma insomma, non proprio a piedi. Vedremo, dai. Quanto camp fuel abbiamo? 197, siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti, ragazzi. Until you have 250, direi, dai. Poi ne portiamo 220. Andiamo a vedere prima la riserva di minerali che il nostro scanner ha individuato tanto tempo fa. Ah, a proposito, Vitos, no, Zippy aveva perso l'arma, o era Lumi. Aveva l'assault rifle da equipaggiare. Bene, Beavers, ho che due palle. Sempre la solita storia. Ok, iniziamo a preparare il gruppo, ragazzi. Ok, abbiamo un transport pod 150 kg. Ok, ci mettiamo qui dentro Maker. Animali non ne voglio portare. Item. Ok, con Maker ci vanno 20 pasti, quindi vuol dire che per 5 giorni tutti mangiano. Perché Maker non sarà da solo. Oppure Maker porta il suo, tipo per 9 giorni e mezzo 20 pasti. Proviamo a vedere. E poi ci servono, abbiamo detto, 12 componenti. Spero di aver fatto conti giusti. E 480 acciaio. Io non so dove cazzo sia. Non dirmi che non posso portare l'acciaio perché mi arrabbio. Ma come? Ah, ecco. 4. Come 101? Ah, perché ho la 150 kg. Ok, quindi devo portare l'acciaio sull'altro transport pod. Ok. Accetta. Qui lancia un gruppo di 1, allora ci mettiamo Vitos, item, 20 simple meal, acciaio 116, accetta, e qui altro gruppo di 1, nessuna persona, e ci serve tutto il tipo 230 carburante 277 acciaio, il resto lo dovremmo trovare sul posto. Quindi adesso praticamente abbiamo dato l'ordine ai nostri colonist di iniziare a riempire i pod con il carburante, l'acciaio e il cibo. E sarà interessante perché cazzo Vito se Maker vanno all'avventura. Ragazzi, questo è un episodio che mi piace molto perché non so che cosa aspettarmi. E nel frattempo che cosa succede nel resto della colonia? Probabilmente vanno avanti da soli, nel senso che, sì, automaticamente calcolando la produzione di cibo, eccetera. Ok,
cioè non ho molto timore di lasciare la colonia perché è molto ben difesa. Ok, i coloni stanno finito di ok? No, in realtà. Wait. Un attimo. Ah, Vito sei pronto. Blackout non ha preparato. Ok, facciamo una cosa. Lanciamo questi. Uno. Abbiamo detto che. Dove cazzo era? Qui. Drop in the center. Drop in the center. Speriamo che non ci siano nemici. Non ho assolutamente pensato a questa cosa. Però adesso blackout. Ok, generating map for new encounter. Lasciate che blackout. No! Ah, ma la figata pazzesca! Dove cazzo è Vitos? Maker? È una figata pazzesca, ragazzi! Guardate quanta roba abbiamo! Machinery, acciaio. Oh, qui ci facciamo una baracca. Oro. Non ci posso. No, ragazzi, è l'Eden. È l'Eden. Cioè, questo è tutto oro. Diventiamo ricchi. Diventiamo ri non ricchi, ricchissimi. Porco cane. Ok, fermi tutti. Orders. Anche qui altro oro. Architetto, ordini. Zone. Questa diventerà la stockpile zone, dove ci buttiamo tutto. Come go here? No. Tutto. Cioè adesso Maker dovrebbe. Come pick up? Ragazzo, cioè. Devo fare un po' di legna. Ah, perché era draftato! Ma porco cane, adesso ho capito. Howling e anche Vito saranno draftati. Erano reclutati, ragazzi. Howling, vai. Iniziamo a spostare le cose qui. Dopodiché c'è da tagliare legna. Col cazzo, Vito, che dormi. E qui chiudiamo questa baracca che diventerà la nostra prima. Ma stai scherzando? Eh no, dormono tutti. Cioè, dormono tutti perché sono a pezzi, perché sono le. Che ore sono? 7, non lo so. Perché era l'orario di dormire. Produzione, struttura, slate con un cavolo, wood. 1, 2, 3 e porta wood. Ok, quindi iniziamo a. E a pulire la zona della casa. Maker. Alpha Beaver Revenge, dove? È andata bene, va. Ok, strutture. Due letti di legno. E ovviamente ci serve il legno. E intanto Vito sposta il cibo. Perfetto. Poi ci servirà un piccolo tavolo con due sedie per mangiare. Cioè, io sto godendo tantissimo comunque. Effettivamente non mi serviva portare d'acciaio perché. E nemmeno i componenti perché li potevo poi recuperare da queste parti. Però. Che dire. Continuiamo a ordini. Fare chop wood da queste parti. E temperatura. Dobbiamo piazzare un fuoco. Da campo all'interno della casa perché di notte se no gelano questi. Fatemi vedere come stanno. Stanno abbastanza bene, ok. Ok, perfetto.
La baracca ce l'abbiamo. Questo significa che qui possiamo costruire una specie di magazzino. Però io credo di avere ancora molti oggetti da. No. No, i componenti, l'acciaio, eccetera, ce li hanno addosso. Invece sbagliavo. Il cibo, ragazzi, se lo devono portare nella baracca, nel magazzino. Perfetto. E adesso floors, food floor. Ma prima si va a Nanna. Andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte. La colonia va avanti da sola. Perché Vitali sta dormendo qui fuori? Ma sei stronzo. Ah, stava guardando le stelle, scusate. Ok, intanto che si continua a ricercare. Allora, la mia idea. Mi sono dimenticato una cosa molto importante. Ragazzi, avevo il carburante e l'acciaio per riportare i ragazzi a casa. Cazzo, senza carburante non so come avrei fatto. Va bene. Che temperatura c'è qui dentro? 28 gradi, fuori meno 10, perché abbiamo acceso il fuoco. Comunque, la nostra base è pronta. Adesso io direi che Vitus e Maker Junior devono assolutamente passare il tempo a fare mining. Qui i componenti mi interessano tantissimo, così come mi interessa l'oro. Le galline crepano. Avevo visto altro oro da qualche parte, dai. Io comunque per le prossime missioni devo portare dei minatori. Potrei portare qualche minatore. Che cazzo che l'ho visto loro, ragazzi? Cioè, so. Ah, eccolo. Perfetto. Stomp. Svegliati e vai a fare kibble prima che le galline muoiano. Qui abbiamo galline che stanno gironzolando, ragazzi. Questo non va bene. Perché effettivamente questi sono i pulcini che sono sopravvissuti. Oppure li hanno portati qui perché stanno morendo. Com'è morto? Slaughter. Ma dai. Ok, si sono svegliati, ragazzi. Relaxing socially, giusto? E adesso che si sono rilassati socialmente, tagliare gli alberi per fare il pavimento al magazzino. E ragazzi, le nostre povere bestie stanno tutte morendo di malnutrizione. Io prima o poi li faccio fuori questi, ma va bene. Tanto Vito sporta il carburante all'interno. E Maker cosa sta facendo? Ok, Maker sta già lavorando per prendere i componenti. Ottimo. Allora, fra 8 giorni e 16 ore si formerà automaticamente una carovana che riporta a casa i ragazzi. Ma fra 8 giorni e 16 ore spero di aver già recuperato tutto l'oro e componenti che necessari. E qui che cosa abbiamo? Plasteel, non male. Questa cos'è? Carne di maiale, ottimo. Quindi praticamente adesso che abbiamo quasi usato tutte le nostre risorse, possiamo divertirci così. Not bad. Abbiamo costruito? No. Il geothermal generator? No, direi di no. Forse ci servirebbe un po' di acciaio in più. Acciaio che dove potremmo trovarlo? Boh. Non ne abbiamo più tantissimo, c'è qualcosa che dovrei cercare di aprire, ragazzi, ma c'è anche un Ancient Danger. Quindi non so. Vitos, building a snowman, voglio dire, testa di piffero. Costruiamo la pavimentazione. Stargazing, va bene. Quanto oro ci dà una parete? 33 o 34, va bene. Vabbè, comunque è molto buono, ragazzi. È tutto metallo prezioso che ci si porta a casa. Volendo potrei costruire anche dei generatori di energia. Dove?
Ragazzi, mi è venuto un infarto perché per un momento ho pensato che ci fosse un raid tra Maker e Vitos. Non ci avevo pensato, ma se qualcuno mi fa un raid, questi me li fanno fuori veramente con un'estrema facilità. Per fortuna che questi sono dei Baluba che mi attaccano la città principale. No, dall'altra parte c'è da recuperare il materiale e scappare perché non mi piace per niente quello che potrebbe succedere. Ragazzi, reclutiamoli. Seriamente qui c'era un buco nel muro e non me ne sono mai accorto, ma sono uno stronzo allora. Ma cazzo, non è possibile. Cioè, ragazzi, non è possibile, ti prego. No, veramente. Sto impiegati dalle palle perché non mi manca un'arma e soprattutto non la sapresti usare. Pazzesco. È bello che si dividono. Chi è che lancia? Skyler sta lanciando le granate. Ecco, Skyler magari. Fammi vedere se. Prendi il fucile d'assalto normale. Lo so che spari col culo, però meglio di nulla. Blackout è on fire, direi. Wolf? Piromane. Questo ti dico, Wolf. Perfetto. Fatto fuori. Allora, Zippy, Brania. No, io direi di portare Blackout qui dietro. Vitali invece va immediatamente a riposarsi. Sì, Skyler. Skyler niente. Lasciamo che a nord facciano le torrette. Skyler lo portiamo qui. A nord le torrette fanno tutto loro perché comunque, ragazzi, sono veramente toste. Ok, Blackout scappa. Perché lo usa. Ok, stanno scappando. Benissimo. Esci Blackout, rilascia anche il cane adesso che li insegue e li attacchi e spara. Headshot, ottimo. Ottimo. Vediamo l'Obster come sta. Piromane, no, quello, anche lui piromane, va bene. Tutti piromani. Monkey non è assolutamente buono, anche se Iron Wild, wow. È un 18% a rischio che. Pazzesco. Sandra, nudista nevrotica, no, lasciamo perdere. Niente, ragazzi, sapete cosa dovete fare, dai. La cremazione è qui, eccetera, eccetera. Ci va bene. Vitali, tra l'altro, è il medico. Dovremmo trovare un medico perché Maker non c'è e quindi. Blackout ha un 2, Stomp ha un 4, Zippy ha una grande passione ma ha un 3. Zippy deve andare immediatamente a curare Vitali. E Vitos intanto si è svegliato, cosa sta facendo? Consuma un pasto. Alimenta il fuoco, ok. E poi inizia a portare l'oro nel magazzino. E questo significa che per adesso abbiamo recuperato 168 unità d'oro. Bene. E quindi abbiamo molto altro. Pensando se posso portare magari. Non lo so. È peccato non poter riutilizzare i coloni pod, ragazzi. Vitos che sposta le cose, Maker che trivella, che duo ragazzi questi. Anche se onestamente c'è una cosa che bisogna dire, abbiamo la possibilità di. Ecco qua. Abbiamo sempre la possibilità, di utilizzare le trivelle, che per adesso non stiamo assolutamente utilizzando, quindi.
che due palle. Non c'è, diciamo così, grande necessità di fare chissà quali viaggi per ottenere i materiali, però visto che ci siamo. Tipo qui c'è una trivella che però ha finito. Ok, se io vado ad attivare lo scanner, poi vediamo. Vediamo se c'è altro argento da queste parti, perché non mi ricordo. Secondo me era più grande l'area. Ok, intanto qui abbiamo recuperato l'oro e siamo in totale a quanto? Various. 605 unità d'oro. Ok. Acciaio ne abbiamo abbastanza, componenti abbiamo tantissimi. Ok, però questa cosa dei metalli preziosi che si trovano è una figata. Veramente una figata, ragazzi. Quindi questo è il secondo giorno che i nostri ragazzi passano nell'avamposto. Cibo ne hanno ancora 10 fine meal. Sì, però credo che... Ecco, infatti, Vitos... No, Vitos ha un simple meal. Basta. Infatti ne abbiamo 18, ok. Abbiamo ancora pasti in abbondanza che abbiamo recuperato dalla colonia. Spero che Stompa abbia poi... Sì. Signore, le galline qui sono un po' troppe. Però di volta in volta schiattano, quindi le trasformiamo in cibo, non è male. E questo? Sacred Doll, Nervous, non sarebbe male. Medicina 8. Salvalo. Ragazzi, sapete che muore fra 3 ore se non... Non so se riusciamo a salvarla, però ci proviamo, dai. Secondo me muore, però possiamo provare a vedere. Altro oro, benissimo. Andiamo a dare un'occhiata. La usa morta. Vabbè, dovevo accorgermene prima. Altri macchinari. Chissà se ci sono altri macchinari compatti dentro le colline, per carità, è probabile. Vitos che sta facendo? Vitos raccoglie generalmente, mentre Maker piccona. Però torniamo a casa con un buon quantitativo di macchinari. Anche qui, guardate. Andiamo a vedere che cosa si trova. Va bene, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto? Che mi trovo questo bellissimo nuovo hobby. Allora, sì, qui c'è altro argento, anche se poco. Sono curioso di capire che cosa possiamo trovare se costruiamo... Fanculo. Scusate le parolacce, ma... È chiaro che su certi territori d'inverno non si capisce. Animal Starvation. Sapete cosa faccio, ragazzi? È stato molto bello avere un pollaio. È stato bellissimo avere un pollaio, ma cosa cazzo succede? Seriamente? Seriamente abbiamo finito l'elettricità? Fuck. Zippy. Costruisci adesso il generatore geotermico. Adesso. Ma non c'è nessuna... Mamma mia, non c'è nessun solar flare in corso. Semplicemente abbiamo finito l'energia, ragazzi. Se mi muoro un'altra volta la serra, giuro che impazzisco. No, dicevo, make cable lo eliminiamo. Basta. Questo lo eliminiamo. Sti bellissimi simpaticoni. Aspetta, ah no, il cane no, la volpe no, soltanto le galline, tutti slaughter.
Mettiamo nell'altra base, vediamo quanto abbiamo raccolto. 28 componenti, Maker ne ha addosso altri 12, quindi questi sono tutti i componenti che abbiamo recuperato. Sì, non è tanta roba in realtà. Vitos non sta ancora facendo questo cazzo di pavimento comunque. Mi fa arrabbiare. La prossima volta comunque mi basta un cargo pod solo. Perché poi gli altri li costruisco con l'acciaio che trovo in loco e li spedisco indietro. Devo portarmi dietro il combustibile. Devo portare con me cibo e combustibile e basta. Teoricamente. Item stash opportunity. Allora, Armor Vest, Devilstan Park, Cycling Foil Helmet, Steel Advance Helmet. Vediamo dove si trova. È un item stash. Threat Manhunt Park, ok. Io non so se voglio rischiare la vita per una cosa del genere, anche perché stiamo ancora lavorando a questo progetto che mi piace molto. Intanto recuperiamo l'acciaio per gli escape pod. Qui abbiamo minato ovunque, vero? In realtà non qui. Che poi siamo soltanto in superficie, quindi non si può mai sapere. Ma no, questo però è, scusate, il metallo normale. Ma il pezzo da 90 era l'oro, ragazzi. Credo che un'unità d'oro valga circa 4 o 5 unità di argento. E abbiamo 673, quindi almeno 2400 unità d'argento da questa spedizione. Più i componenti. Non male. Chi è che ha l'exhaustion Zippy? Zippy, sei esausta, ciccia, ma se tu non costruissi sto generatore siamo nella merda totale. Totale proprio. E quindi costruiamo un altro. Fa vedere. Sì. I collegamenti ci sono tutti adesso, ok. Va bene. Torniamo a noi. Altro compacted machinery, perfetto. Ma una domanda. Vitos ce l'ha il mining? Sì. Mettiamo il mining a 2 su tutti, a 1 su tutti, perché è importante capirsi, eh. Intanto nella baracca il pavimento Vitos non l'ha ancora fatto. Zippy è crollata. Dove sei? Sì, però non ci credo, scusate. Porca di quella puttana. Blackout, svegliati. Cioè, abbiamo un generatore che funziona a bomba e non lo stiamo utilizzando. Pasti di nutrienti, benissimo. No, ok, bene. Finalmente abbiamo più elettricità, 3600 watt, vediamo se... Batterie riprendono a crescere. Stored 2. Rimane stored 2. Siamo al limite praticamente. Però con l'arrivo del giorno i pannelli fotovoltaici le caricano. Bene. Quindi in teoria dovremmo aver raggiunto l'efficienza energetica. Perfetto. Qui abbiamo ancora 4 giorni e mezzo prima di partire. Abbiamo recuperato tutto? Io direi di no. Perché appena fatto poi il compacted machinery abbiamo il plasteel da recuperare. Quindi qui Vitos e Maker vanno a recuperare. Mi piace tantissimo guardare questa colonia, ragazzi, perché Vitos e Maker insieme, come ai vecchi tempi all'avventura, mi piacciono troppo. Anche se teoricamente avrei dovuto portare un builder e maker è perfetto, e un miner, credo che Zippy sia il numero uno in questo caso. Construction 16, mining 13. Maker com'è? Sì, intanto le galline mi muoiono. Construction 11, mining... scusate, construction 15, mining 11. Veramente fantastico quest'uomo. Vitos, construction 1, mining 4. Non è assolutamente buono. Quindi magari lo utilizziamo per fare...
Holding Components, dai, facciamo così. E abbiamo altri componenti. E già che ci siamo, io inizierei a fare la produzione. Pod Launcher 1, 2 e 3. E quando abbiamo terminato sto plastil poi si parte, anche perché non credo che ci sia molto altro da fare. Ragazzi, torniamo sulla colonia perché Maker e Vito sanno i loro obiettivi e hanno il plastil. Adesso è ora di tornare a casa. Hanno i componenti, quindi tornano più arricchiti sicuramente. E io qui comunque ci devo dare l'ordine di fare Camp Fuel, e magari se qualcuno proprio non ha un cazzo da fare, chop wood su questa foresta in modo da avere il legno per ricostruire. E dovrei far fuori i fottutissimi Alpha Beaver che altrimenti mi ammazzano tutte le piante che sono. Ma guardate che ce n'ho più piante qui attorno. Ci sono zone senza più foresta ed è colpa degli Alpha Beaver, cioè ci scommetto. Questo che cosa sarebbe? Ah, è un essere umano morto? Ok, missing body parts 22%, gli mancano la gamba, gli manca la testa, perché vengono mangiati dagli animali. Ok, interessante. Breakdown di una batteria la sistemeremo. Vediamo che cosa manca qui tutto. Ok, niente, aspettiamo. Qui nel pollaio abbiamo tutte le galline morte. Molto presto anche qui i pulcini schiatteranno e qui ci facciamo una coltivazione di cotone, ragazzi. Quindi fa vedere, perfetto. Perfetto. Questa diventa una nuova serra. Cotone. Maker e Vitos. Ragazzi, il plastile è durissimo da abbattere, però ha un valore pazzesco, quindi lo dobbiamo ottenere. Anche perché ci possiamo poi creare delle armi. Chad Shot, questo mi piace molto. E iniziamo subito con le Powered Armor, visto che parliamo di plastile. Ok. Però Maker, io direi che per essere sicuri, io inizierei a preparare i launcher e a caricarli. Perché in caso di raid io ho paura. Cioè si inizia a caricare, si fa il primo pod con loro e i componenti. Anzi, prima si costruisce tutto così sappiamo che i componenti bastano. Si caricano le 33 unità di gasolio. Ok, qui però ci sono dei sassi che rompono un po' le palle, se devo essere sincero. Spostiamoli. Che belli, ragazzi, gli alpaca. Ok, quanto plastici dà? 34. Cioè, comunque è pochissimo. È comunque pochissimo. Abbiamo costruito anche qui. Ok, mancano 8 componenti. Quanti ne abbiamo? Secondo me non abbiamo più molti da queste parti. 19, no. No, 19 non è per niente male, ma ne abbiamo una cinquantina prima di partire. Questo è il punto. A livello di cibo, che non ci sto più guardando, abbiamo sempre il vecchio mais che non scadrà mai. Le vecchie fragole. Però continuiamo stranamente a fare da mangiare con le patate. Cosa fantastica. Visto che riso e patate ne abbiamo a bizzeffe. Cycled Leaves 622, no, non ci interessa. Intanto qui abbiamo il primo pod launcher, ottimo. Benissimo. Perfetto, ragazzi.
Se avessi un ground penetrating scanner potrei vedere, ma non me la sento. Anche perché non ho energia elettrica, non ho voglia di iniziare a costruire delle centrali in un posto che abbandonerò molto presto. Intanto, giusto per capirci, questo scanner sta ancora funzionando? Sì. Sì, comunque tra scanner, trivelle, strutture, stufe, è chiaro che la mia energia scende drasticamente nel tempo. E presto mi servirà 2900, mi serve. Una cosa di questo tipo produce 3600, quindi mi servirà questo secondo geothermal generator per avere una terza serra, una seconda serra, scusate, una terza lampada attiva, anzi una quarta, perché qui ne ho tre addirittura. Fantastico. Erbe mediche, ne abbiamo tantissime. Perfetto, medicine normali 6, benissimo. Ok, qui mancano 2 giorni until leaving. Signori, signori, va bene tutto, ma dobbiamo assolutamente dare priorità alla costruzione. Quindi io direi che adesso Vitos, Mina, Maker, costruisce. E inizia a caricare i pod. Abbiamo ancora 9 pasti. Ah, non avevamo ancora fatto il tema, dai. Per fortuna che c'è Maker che, che pavimenta il magazzino. Manca ancora un po' di legno, vabbè, abbiamo preso troppo. Vediamo, alla fine andiamo via con 26 componenti e 673 oro. Not bad. E qui sto plastilio quasi quasi lo abbandono perché. No, dai, 2 giorni e 9 ore. Riusciamo a portarcela a casa, forse. Intanto qui io direi, come idea, carichiamo. Come? Ah, beh, chiaramente non abbiamo. Sì, 75, ok. Aiuto, qui abbiamo 65. Basterà, spero. Eventualmente questo da 75-75 ci mettiamo la. Vediamo. Vediamo, vediamo, dai. Fatemi vedere. Componenti. Nel marmo non ne frega la mazza, l'oro. Ah, come valore è 10 per unità, quindi in totale ho 6730 di valore. Porca puttana. E qui ci sta dentro. Maker pesa 105 kg. Seriamente. Qui ci può stare Vitos. Forse alla fine ci bastava un pod solo, ma. Ho voluto esagerare. Sì, perché nell'altro avevo il cibo, ma il cibo lo lasciamo qua. Dai, l'indomani smettiamo. L'indomani si parte perché abbiamo fatto quello che dovevamo, forza. Facciamo l'hauling di queste unità di plastil. Qui possiamo recuperarle ancora, il resto è intonso. Perché si mettono a lavorare praticamente? Cioè, vedete, qui manca pochissimo per finire questo plastil. Che roba strana. Quante caselle fa questo, quindi? 33. No, 65 ne fa 28. E le avevo contate purtroppo più di 28 per arrivare a casa. Comunque ragazzi, questo era un test. Era un'idea per vedere come funzionano queste spedizioni. Non sarà, cioè, è stata la prima, ma non sarà l'ultima. Magari nel prossimo episodio ci dedichiamo a costruire qualche arma in più con il plastile, qualche armatura. E speriamo di trovare altri siti con materiali preziosi, come quello che ne abbiamo già trovato uno in realtà. Vitos, dove cazzo va? Digged at Sandstone. No, 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 no. Tutti Howling plus Steel. E basta. Ok,
tutto il resto poi lo cancelliamo. Perché si va a caso adesso. Abbiamo preso tutto, no, ma che... Dai. Forza ragazzi, momento di andare. Tanto tutte le mie galline del pollaio stanno crepando, ma ragazzi, I'm so sorry. Ok, intanto hanno dormito con 4 gradi interni, meglio di niente. Iniziamo. Primo gruppo di lancio, Maker che pesa 105 kg. Perché? Ah, perché l'inventario, ok. Ci mettiamo Maker. E Maker va con loro. 149 di 150, perfetto. Qui ci mettiamo invece Vitos, chiaramente. E Vitos va con i componenti, tutti 24, il plastil, e va a 149 e ci dobbiamo lasciare a casa praticamente 234 unità di plastil. Ok. Quindi io direi che il resto lo mettiamo qua, se si può, ci proviamo. Item. La steel e acciaio. Anzi, scusate, il cibo. Accetta. Quindi direi che Maker dà come priorità questo pod. Via. Lancia il gruppo, conferma, vediamo se riusciamo ad arrivare a casa. Perfetto, ragazzi. Allora, il materiale lo mandiamo qui. Ok, vedete che comunque rimane. Sì, vedete che siamo assolutamente nel raggio. Potevamo usare anche meno carburante. Perfetto. Ragazzi, è una figata pazzesca. Ragazzi, è una figata pazzesca. Maker e Vito si sono tornati a casa, si sono rimessi a lavorare. E qui abbiamo oro, componenti e plastil. E secondo me Maker ha anche nell'inventario moltissima roba che effettivamente poteva lasciare. Ragazzi, cioè, sono troppo felice. Sono troppo felice di questa missione. Abbiamo speso un po' di acciaio e 12 componenti, siamo tornati con più componenti, una tonnellata d'oro. E la rifacciamo questa cosa, ragazzi, la rifacciamo e come. Allora, fortunatamente qui abbiamo i nostri generatori che funzionano di nuovo, se ci attaccano durante un raid, pazienza. Ma noi possiamo finalmente iniziare a lavorare il cotone per avere più cloth, per avere più tessuto. Ragazzi, cioè, sono troppo contento. Sono troppo contento, è una cosa pazzesca. Ah, arriviamo l'area pollaio, scusate. Questo è l'ultimo polletto che è rimasto. Poverino. Sì, però li dobbiamo far fuori tutti perché non ci siamo. Guardate quante galline abbiamo in casa. Alfa Beaver ne abbiamo? No, penso che se ne siano andati. Ragazzi, bellissimo episodio, secondo me. Non mi divertivo così da un sacco. E adesso so per certo che se dovrò fare qualche altra sorpresa, magari in qualche tribù di Baluba, se mi costruisco 8 launcher e faccio un assalto, distruggo tutto. Questo secondo me sarebbe una figata pazzesca, Zippy. Della priorità di decostruzione, Maker pure, perché qui iniziamo a lavorare sul cotone. Certo che Zippy ti sei data veramente da fare, porca puttana. Devo sempre dare la priorità perché probabilmente non ha la priorità sulla costruzione. Plant, avanti. Molto bene, ragazzi. Io mi fermo qui. Mi fermo qui, però molto molto contento della mia
della mia manovra. Nel prossimo episodio, magari se riesco, potrei pensare di mettere di nuovo al lavoro i ragazzi per la creazione di combustibile. Vedo che non abbiamo la legna, però nessuno è ancora andato a tagliare gli alberi, ma qualcuno prima o poi ci andrà. E ci buttiamo su questo stack che è molto vicino, quindi teoricamente mi costerà pochissimo in termini di carburante, sia nell'andata sia al ritorno. Questa volta faccio i calcoli per bene e poi vediamo. Questa volta magari mando Maker e Zippy, visto che mi servono minatori e costruttori rapidi. Vito sei fantastico, ma deve rimanere a lavorare i campi, quindi sono sicuro che Zippy farà molto meglio. E questo polletto, Stomp, per favore. No, sowing area. Va bene, buonanotte al secchio. Questo tra l'altro non ha manco un'arma. Somaro ad un somaro. Io ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto.